Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Il bagliore di quello sguardo dagli occhi azzurri scomparve nella porta disegnando un sorriso. Il giovane medico uscì dalla stanza lasciando la famiglia senza capire. Il medico precedente aveva detto loro che il bambino era già morto cerebralmente. Aveva anche suggerito che questo era il momento di decidere se volevano donare gli organi. Ecco perché tutti sono rimasti sbalorditi dall'arrivo dell'altro medico. Il giovane, dai capelli biondi e dagli occhi azzurri, in camice bianco, entrò senza spiegazioni. Accarezzò la fronte del ragazzo, gli controllò il polso e se ne andò. Ma la luminosità dello sguardo dell'uomo portava sollievo in mezzo al dolore e nessuno ha detto niente. Si guardarono, sentendo inspiegabilmente che la speranza era tornata nei loro cuori. Un minuto dopo, il bambino ha piagnucolato. Come un lampo, tutti girarono gli occhi verso di lui. Grida di gioia e di eccitazione hanno invaso i corridoi dell'ospedale. Il piccolo paziente continuava a piagnucolare, mentre medici e infermieri invadevano la stanza rispondendo alle grida della famiglia. Il miracolo non potrà mai essere compreso. Tantomeno la presenza di un medico giovane, biondo e con gli occhi azzurri nello staff medico di quell'ospedale. Era un angelo, dice la famiglia, e il testo di oggi dichiara che gli angeli esistono e sono spiriti ministri per conto dei figli di Dio su questa terra. Molte volte questi angeli assumono forma umana per presentarsi agli esseri umani, come nelle occasioni in cui gli angeli si presentarono ad Abramo e ad altri personaggi biblici. Il pericolo che corriamo in relazione agli angeli è di cadere nel misticismo e credere che ogni buona persona sia un angelo, o di cadere nell'incredulità e credere che gli angeli non esistano. Esci da casa tua o da qualunque luogo in cui ti trovi oggi con la certezza di non essere mai solo. Dio ha una squadra di angeli mandati sulla terra per lavorare a favore di coloro che lo temono e lo cercano con tutto il cuore. Non dimenticate la domanda che l'autore dell'Epistola agli Ebrei pone riguardo a questi esseri celesti. Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Buona giornata.